prossima siamo pronte a guardare, a gustarci questo questa meraviglia, questo esercizio. Dopodiché, al termine di questa composizione, dopo il punteggio, sapremo dirvi chi avrà vinto anche la finale alla palla. Wow. Pazzesca, veramente, complimenti a questa ragazza. Ma vogliamo ricordare che questa ragazza, nonostante abbia solo 18 anni, ha già un elemento all'interno del codice del punteggio internazionale che porta il suo nome, il Raffaele. Esatto, lei ha già fatto scrivere il suo nome all'interno di questo nuovo codice dei punteggi. Se poi la regia ce lo ripropone, segnaleremo appunto questa difficoltà di giro. È stata veramente bravissima, con il sangue freddo dall'inizio alla fine, perché ha fatto qualche recupero in un rischio con una ripresa della palla senza le mani su una ruota. Cioè, si è allungata veramente tantissimo, ha salvato l'impossibile, è stata grandissima. Una prontezza di riflessi, ma soprattutto una freddezza tipica di una grande campionessa nonostante la giovane età. Assolutamente, adesso la regia ci propone RVM, esatto, della sua. Guardate le riprese, o le tenta tutte, non mi vorrei mettere in questo momento nei panni di Giulietta quando riguarda della sua allenatrice da fuori, perché esatto. Attenzione, bellissimo anche questo pivot, mi è scappato un wow probabilmente. Sì, sì, bello, perché tanti, qui ti releve, esegui il releve del piede. E questo, vedete che ha la gamba flessa, quindi con il piede vicino alla testa, ha un valore superiore a quelli che abbiamo visto prima a gamba tesa. Vediamo, finora non abbiamo ancora visto quello che ha il suo nome, l'elemento che porta proprio il suo nome all'interno del codice dei punteggi. Guardate, bello anche questo salto. E poi il bello vedere quanto diversifica le sue composizioni. Questa è una composizione più dinamica, l'altra era molto più drammatica, quella al cerchio, sì, più sì, vissuta, davvero. Ha sempre saper veramente interpretare tanti stili di